La facciamo in piedi come quelli che fanno sesso sveltino. Allora, innanzitutto un ringraziamento. Posso dirle una cosa, perché è cattivissima questo qui prima di... Quando ho presentato questo film a Ragusa, poi io non lo vedo insieme alla gente, me ne sono andato subito, no? Era veramente la Camarina, no? C'era un mare di gente proprio. E allora l'intervistatore mi dice, ma qui in questo film si parla di tantra sessuale, mi dice lui, ci puoi dire qualcosa? Sì, dico, che gli uomini non sono in grado di fare sesso con le donne, e tutte le donne... È vero. Bene, prego. Allora, una cosa veloce, visto che appunto sì, andiamo a vedere la mostra. Prima cosa, volevamo ringraziarti per tutto l'anno con Appetit Sesamo, tutti i concerti in cui ti abbiamo seguito. Poi, gli incontri di spiritualità che tu ci hai potuto offrire a Roma e in altre parti, in cui hai parlato appunto delle tue esperienze personali, e volevamo sapere se c'era la possibilità di vederti altre volte soltanto su argomenti che riguardino la spiritualità, che a me interessa in maniera particolare, come hai fatto anche a Roma. Però, come diceva la nostra amica, sì, a proposito di Appetit Sesamo, no? Lì dentro questo disco c'è tanto di quel materiale, sì, certo, che uno... Allora, ogni volta, per esempio, questo mi manda sempre regali, l'editore che ha pubblicato Willy Gieseger, va bene? Ecco. L'essenza della vita, quello, che hai detto. Brava. Allora, grazie. Siccome ho fatto vendere migliaia di libri, quindi questo qui mi scrive sempre, mi manda altri libri, no? Questo libro, che è un libro di un monaco benedettino, straordinario per chi segue e crede nella via spirituale, se no, perché il cattolicesimo è una cosa, la spiritualità cristiana è un'altra. Capito? Cioè, San Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, San Francesco d'Assisi sono una cosa, Bertone è un'altra, va bene? Ecco. Meno male che l'hanno escluso, già cominciano a fare un po' di pulizia. Allora, questo signore qui era monaco benedettino, lo è ancora, ma vi dico che vuol dire lo era. È stato folgorato dallo zen giapponese, che è un'altra di quelle spiritualità straordinarie. Quindi è rimasto in Giappone parecchi anni. Il suo maestro, questo qui, gli ha detto, adesso torna in Italia e scrive un libro e lo pubblica. A quell'epoca il Papa Ratzinger era capo della Commissione europea. Quindi ha saputo di questo libro, l'ha letto, non era ancora stato pubblicato naturalmente, chiama questo monaco, Willy Gieseger, e gli dice, tu anzitutto non andrai più in giro a fare conferenze perché ti interdico, questa zona qui la puoi escludere, e questo libro non lo devi pubblicare. Lui, che era un genio, ed è un genio, ha 85 anni, un uomo straordinario, gli ha detto è così, è uscito dall'ordine dei benedettini, restando monaco benedettino, e l'ha venduto questo libro dappertutto, è chiaro? Passiamo a te. Allora, a parte il libro che comunque già sapevamo, ci avevi segnalato, per cui volevamo anche chiederti se era possibile, quando sarà, di poter fare proprio degli incontri in cui possiamo farti delle domande specifiche sulla tua esperienza spirituale, la meditazione, eccetera. Ultima cosa, allora, tu hai detto che in Appetit Sesamo alcuni testi ti sono stati ispirati, come anche L'ombra della luce. Testi e musica. Ecco, sì. Volevo sapere, visto che anche i quadri, tu hai detto che alcuni li hai fatti sotto, anche detto, magari mentre stavi facendo meditazione, oppure... Sì. Ecco. Qui però è un po' è leggermente diverso. Ecco, questo volevo sapere. Lo dobbiamo chiarire. Sì, è molto semplice. Quando ho scritto L'ombra della luce, io avevo un armonium in un gazebo. Casa mia è una casa tipica, di quelle a terrazze, no? Cioè, nel senso che una volta erano vigne, e avevo messo, per salire facevo anche una certa fatica, dentro questo gazebo c'era questo armonium, io attacco con delle due note così e dico, difendimi dalle forze contrarie, fermi, e sono sceso. È durata un mese la cosa, ogni giorno andavo su, ripartivo da lì e me ne veniva un'altra. È stata un'esperienza indimenticabile, perché tutto era sotto dettatura. Ritornavo, ripartiva da lì un'altra frase. Bestiale. Un mese è durato. Invece con la pittura, ecco, Elisa ve lo potrebbe spiegare molto bene, c'è una cosa che succede, che è di una magia meccanica. Non è che lì viene qualcuno e ti viene un angelo, non è così. Per esempio, se tu fai
io a quell'epoca mi ero fissato con le miniature, no? Quindi quando tu con un pennello che ha lo 0,0, cioè praticamente come una ciglia, no? È tale la concentrazione che hai che ti si apre un mondo, per cui tu come se avessi tre lenti di ingrandimento e penetri, quello lì ti costringe a una concentrazione che è pazzesca. È una forma di meditazione anche quella, sì, che diviene. È una meditazione come è la danza sufi, dinamica, perché lì il movimento della mano e lo sguardo che si allarga è quello, è una meditazione dinamica. Ma finito il quadro, a noi qual è il messaggio che ci arriva, Franco? Cioè, adesso che noi vediamo i quadri, no? Sì. Qual è il messaggio che tu vorresti che ci arrivasse nel momento in cui c'è l'impatto con... Sinceramente è proprio quello di conoscerci. La base è sempre quella. Noi acquistiamo discorsi, gesti, prendete l'avverbio assolutamente, lo usano tutti i politici, non si può più sentire, cambiamo avverbio, facciamo assolutissimissimissimamente, no? Almeno cambia la sonorità, no? Sì. E vabbè, ma mica posso fare la voce a cappella. Beh, questo è un po' riduttivo, conosce poco il mio repertorio. Grazie Franco. Va bene, grazie. Grazie. A voi, arrivederci.